Buongiorno, oggi le sfide del sistema sanitario in Italia sono veramente tante. L'invecchiamento, la cronicità dei pazienti, la disomogeneità dei livelli di servizio sul territorio nazionale, ma anche all'interno delle singole regioni. L'integrazione tra la sanità e il sociale, che è veramente una sfida significativa per l'erogazione dei servizi e per raggiungere i pazienti e i cittadini. La necessità di potenziare la prevenzione e il miglioramento degli stili di vita, necessaria se vogliamo ridurre poi il carico e la domanda di salute. In questo contesto di sfide veramente forti, l'esperienza del cittadino e del paziente è quella di servizi frammentati, in cui è il cittadino stesso a fare da connettore tra momenti diversi di uno stesso servizio e spesso lo deve fare con spostamenti fisici ed essendo, in presenza. Abbiamo però dall'altra parte un'opportunità, che è l'opportunità trasformativa del digitale nella sociosanità italiana. Un'opportunità trasformativa che possiamo cogliere anche perché i cittadini sono pronti ad usare le soluzioni digitali in sanità, ancor più dopo l'esperienza recente della pandemia. Da una recente ricerca che abbiamo fatto con il Politecnico di Milano, un terzo dei cittadini italiani vorrebbe provare la televisita con un medico di medicina generale o con uno specialista. E allo stesso modo sono pronti anche i professionisti della sanità. Solo il 5% dei medici di medicina generale, dopo l'esperienza della pandemia, non vede la telemedicina come un elemento a valore aggiunto per il proprio valore, e tra i medici specialisti il 30% è in questa posizione, diciamo, di resistenza rispetto a queste soluzioni, quindi il 70% invece è aperto a questo utilizzo. Quindi le tecnologie sono disponibili, c'è anche la cultura pronta per innovare i modelli di servizio e di processo nella sanità in Italia. E tra l'altro basterebbe valorizzare dei casi d'eccellenza e delle sperimentazioni già attuate in Italia, oltre che guardare a dei benchmark internazionali. Ecco, la sfida oggi è quella di costruire un sistema di salute connessa, di connected care, quindi integrare punti di contatto fisici e digitali nei percorsi di prevenzione, di accesso, di cura e di follow-up, in configurazioni che il singolo cittadino o paziente possa scegliere rispetto alle proprie preferenze in termini di età, di attitudine, di strumenti digitali che ha a disposizione. Così che si possa, ad esempio, raccogliere dati di attività fisica e parametri fisiologici con dei dispositivi indossabili, piuttosto che degli smartphone, in una fase di prevenzione, avere un'interazione online o telefonica per prenotazioni o pagamenti in fase d'accesso, avere un corretto mix di accesso fisico a strutture specialistiche, di televisite e di telemonitoraggio nella fase di cura, ed infine una raccolta di evidenze e di parametri affiancate ad accesso a strutture territoriali nella fase di follow-up. Quindi questo modello di salute connessa permette ancora di più dopo l'esperienza di questa pandemia di avvicinare e di connettere l'esigenza del cittadino a quella che è la rete di erogazione del sistema sanitario nazionale e regionale. Ogni ambito di patologia poi ha le sue specificità, però già se pensiamo al supporto che può essere dato nella gestione di un evento di ricovero pianificato, come un evento chirurgico, già il digitale può fare tanto, prima per raccogliere tutta una serie di informazioni, piuttosto che poi in follow-up rispetto a questo evento per gestire i passi successivi, gli elementi di controllo e di monitoraggio del decorso. Ancora di più può fare per le patologie croniche più diffuse, pensiamo a quelle cardiologiche, a quelle respiratorie o quelle diabetologiche, in contesti anche territoriali in cui c'è un limite nello spostamento e nella facilità di raggiungimento, nella facilità di
di raggiungere le strutture sanitarie. I possibili benefici, peraltro, di questo approccio sono assolutamente significativi, anche solo dal punto di vista della pervasività che può avere uno strumento, diciamo, abbastanza semplice come può essere quello di televisita. Abbiamo rilevato quest'anno dei dati rilevati appunto da medici di medicina generale e medici specialisti che il 30% delle visite possono essere portate ad una televisita e quindi ad una gestione digitale per i medici di medicina generale e per gli specialisti, se facciamo riferimento a dei pazienti cronici, il 25% delle visite può essere gestito in digitale. Quindi esempi questi di come una reale connected care, una reale salute connessa, possa portare dei benefici forti al sistema sanitario a patto di integrare punti di contatto digitali e punti di contatto fisici in un sistema sanitario nazionale integrato e centrato attorno al cittadino.